per la risposta ricevuta. Prego. Ringrazio la sottosegretaria Chiavaroli. Sono soddisfatto nel senso che ho avuto tutte le informazioni e unitamente all'onorevole Monchiero ringrazio per l'esaustività delle risposte. Naturalmente l'insoddisfazione invece è originata dai tempi che si prevedono, tempi che comunque, se non ho compreso male, lo stanziamento è di 2 milioni di euro, ma saranno quelli di una consegna dei lavori a tutta la fine del 2017. Mi auguro, come ha la sottosegretaria precisato, che diversi corpi del fabbricato del carcere di Alba possano essere invece consegnati alla loro regolare operatività in un tempo ragionevolmente invece più vicino. Grazie sottosegretario, grazie presidente. La ringrazio onorevole Rabino. Onorevole Burtone ed altre, interpellanza urgente 2422 su iniziative finalizzate a contrastare le speculazioni sul prezzo del grano e ad accelerare la definizione del piano cerealicolo nazionale. Onorevole Giovanni Mario Salvino Burtone intende illustrarla. Prego. Grazie Presidente. Abbiamo voluto presentare questa interpellanza urgente perché c'è fermento all'interno del mondo agricolo, in modo particolare dei coltivatori del grano duro. È un momento difficile, io già sono intervenuto in aula per segnalare questa condizione. È accaduto qualcosa di molto preoccupante durante la fase di raccolta e di vendita, il prezzo è sceso in maniera veloce, prima